Buon salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Speed Drawing. Oggi, come avrete letto dal titolo, andremo a disegnare il Titan North Star di Titanfall 2. Ne approfitto per ringraziare colui che mi ha consigliato questo disegno, ossia Gabesse, e ne approfitto per ricordarvi di dirmi nei commenti quale vorreste che sia uno dei futuri protagonisti dei nostri disegni. Come vedete io me li scrivo tutti e piano piano inizio a portarli. Prima di cominciare volevo ricordarvi di iscrivervi al canale perché ogni giorno portiamo un nuovo video alle 15 e che in descrizione abbiamo il link di Telegram, Twitch e Discord se facesse piacere parteciparvi. Inoltre vi ricordo che oggi siamo in live alle 15 se non ci sono stati cambiamenti che però noi ogni domenica riportiamo. Siamo in live su YouTube, quindi se facesse piacere venire a giocare con noi partecipatevi. Adesso incominciamo! North Star è una classe Titan basata sul design del telaio Strider. North Star è costruita su un'elevata mobilità e attacchi di precisione col suo cannone a rotaia e missili a grappolo, e può eseguire decolli e atterraggi verticali per accedere a linee di vista non ortodosse. Il telaio di North Star, per impostazione predefinita, è in grado di eseguire solo un breve volo stazionario in stile VTOL, che può utilizzare per ottenere una posizione elevata o lanciare missili sul nemico. Tuttavia è possibile equipaggiare modifiche estremamente costose e dispendiose in termini di tempo per consentire un volo più simile a quello di un aereo più standard. Tuttavia questi aggiornamenti sono proibitivi da ottenere e sono disponibili per un numero molto ridotto di piloti come Viper. Una modifica più standard per la maggior parte dei piloti sono i propulsori Viper che consentono al North Star di aumentare la velocità di movimento mentre in volo. Quello che in realtà io ho disegnato è il North Star Prime, che è molto simile al North Star originale, ma presenta alcune modifiche in campo stilistico, perché presenta una struttura molto più colorata e molto più spinosa rispetto alla curvatura tipica dell'armatura di North Star. L'arma principale di North Star è il Plasma Railgun, che infligge un danno basso se sparato immediatamente, sebbene sia ancora in grado di uccidere istantaneamente piloti e servitori. Tuttavia, se l'arma è completamente carica, può causare danni elevati e respinge il Titan nemico all'indietro, simile al Power Shot a distanza ravvicinata usato da Legion. Può essere efficace contro i Titan basati su CQC, come Scorch o Ronin. Le abilità di North Star possono essere utilizzate per legare un Titan nemico prima di usare il missile a grappolo, poiché il Titan nemico non sarà in grado di uscire dalla trappola. La combinazione di questo con un fumo elettrico può potenzialmente massimizzare ulteriormente il danno inflitto. Mentre il North Star ha uno Strider Chassis come suo cugino Ronin, il North Star è più adatto per il combattimento a lungo raggio contro nemici e si riposiziona per coprire quando sono vicini piuttosto che utilizzare attacchi mordi e fuggi a distanza ravvicinata. Se inseguiti, i missili a grappolo fungono da pseudo legare a qualsiasi inseguitore. Se lo attraversano, subiranno una moderata quantità di danni. Per quanto riguarda il disegno, come vi ho detto precedentemente, ho disegnato appunto North Star Prime, quindi con un aspetto molto più spigoloso, infatti sia i vari arti che la parte superiore presenta molti angoli rispetto invece alla struttura standard del North Star e presenta un colore molto più vivace. Infatti la corporatura è caratterizzata da questo blu e giallo, mentre la parte sia inferiore che superiore da questi tratti sia di blu che di grigio e in alcune parti anche di un rosa pastello. È stato molto complicato disegnare questo Titan perché, a differenza del primo Titan che avevo disegnato, sia BT7274, questo qua presenta molti più dettagli, è molto più particolarizzato e i colori sono molto più vari. Quindi di conseguenza il tempo per poterlo disegnare al meglio è molto più elevato. Ma penso che questo sia dovuto principalmente al fatto che appunto non abbiamo disegnato il North Star tradizionale ma quello Prime. E voi? Avete mai giocato a Titanfall? Fatemelo sapere nei commenti. Inoltre vi ricordo di dirmi quale vorreste che sia il protagonista dei nostri prossimi disegni. Infine vi ricordo che il disegno è stato realizzato con uno stile cartoon, quindi so che non è perfetto, ma spero di averlo realizzato al meglio possibile. Io vi ringrazio per aver disegnato insieme a me. Ad un prossimo video di Speed Drawing. Ciao ciao!